Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! I per i ricambi, la scelta giusta e l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il meccanismo per l'alzacristalli Bolk usato in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare il meccanismo degli alzacristalli, bisogna rimuovere il pannello interiore della portiera. Usa un cacciavite piatto per rimuovere la copertura di plastica situata sotto la maniglia. Usa una chiave Torx da 30 per rimuovere la vite di sostegno del pannello della portiera situata dietro la maniglia. Per prima cosa, rimuovi la copertura della maniglia tirando delicatamente dall'alto verso il basso. Puoi usare un cacciavite piatto per fare leva. Poi stacca la presa dell'alzacristalli. Usa una chiave Torx da 30 per rimuovere le due viti di sostegno situate in alto e in basso della maniglia. Con una chiave a bussola con inserto da 10, rimuovi le due viti alla base della portiera. Infine, rimuovi l'ultima vite, situata vicino alla serratura. Usa una chiave Torx da 30. Rimuovi la copertura di plastica a livello del retrovisore. Togli anche l'imbottitura. Stacca il sistema di regolazione del retrovisore spingendo sulla linguetta con un cacciavite piatto. Apri il portaoggetti, rimuovi le due linguette di plastica e stacca il portaoggetti. Solleva il pannello superiore della guarnizione. Poi svita l'ultima vite di sostegno della guarnizione. Adesso puoi staccare l'alimentazione della serratura centralizzata vicino alla serratura stessa. Poi stacca il cavo di apertura della portiera dietro alla maniglia interna. Fai passare la presa dell'alzacristalli dentro la guarnizione. Rimuovi il pannello di protezione dell'altoparlante facendo leva con un cacciavite piatto. Poi, con una chiave Torx da 30, svita le tre viti di sostegno del motore dell'alzacristalli. Per finire, disconnetti la lampadina alla base della portiera. Adesso puoi sollevare la guarnizione della portiera. Per rimuoverla del tutto, stacca la presa dell'altoparlante e poi quella del motore dell'alzacristalli. Libera i cavi elettrici dai loro supporti. Poi stacca la presa della lampadina alla base della portiera. Adesso puoi accedere al meccanismo dell'alzacristalli. Rimuovi i due moduli di plastica per accedere al meccanismo dell'alzacristalli. Adesso bisogna staccare il vetro dal meccanismo. Stacca il motore dal meccanismo dell'alzacristalli rimuovendo le tre viti di sostegno con un cacciavite a stella. Così potrai accedere alla vite dal basso verso l'alto. Ti servirà del nastro adesivo. Metti del nastro su ciascun lato del vetro. Poi userai il nastro per regolare la posizione del vetro e accedere al supporto del vetro tramite i piccoli pozzetti.
Il nastro adesivo servirà anche per supportare il vetro ed evitare che cada mentre togli il meccanismo. Con un cacciavite sottile, stacca il vetro dal meccanismo spingendo sui perni di supporto e poi facendo scivolare il vetro verso l'alto. Adesso puoi svitare il meccanismo smontando le due viti situate nella parte alta. Rimuovi il meccanismo. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi il nuovo meccanismo dell'alzacristalli. Il motore e il modulo Temic sono integrati nel meccanismo, in quello venduto su Mister Auto. Rimonta il nuovo meccanismo. Fai passare il meccanismo dietro al cavo di apertura della portiera, poi riavvitalo. Esistono anche dei meccanismi con motore integrato. Il loro montaggio è un po' diverso perché devi far passare tutto il meccanismo dietro la lamiera della portiera. Aiutandoti con del nastro adesivo, cala il vetro verso i due sostegni. Una volta che è a contatto, fai leva con un cacciavite per incastrare i due perni. Quando tutto è in posizione, riconnetti il nuovo meccanismo. Adesso puoi verificare se il montaggio è andato a buon fine. Rimonta i due moduli di plastica. Riconnetti il cavo di apertura della portiera. Fai passare l'alimentazione della lampadina dentro la guarnizione della portiera. Riconnettila e rimonta la lampadina. Fai passare i cavi elettrici nelle loro guide. Riconnetti l'altoparlante e fissa il motore sulla guarnizione. Riattacca il connettore del comando dell'alzacristalli. Installa il cavo della maniglia della portiera e verifica che funzioni. Prima di rimontare la guarnizione, verifica che le due parti inferiori del meccanismo dell'alzacristalli siano ben allineate con i fori di fissaggio. Rimonta la guarnizione. E per prima cosa, riavvita le due viti alla base della portiera che fissano la guarnizione sul meccanismo dell'alzacristalli. Così eviterai di dover smontare tutto in caso di allineamento sbagliato. Solleva la parte superiore della guarnizione, poi riavvita la vite di sostegno.
rimonta la copertura di protezione dell'altoparlante. Riaggancia la parte superiore della guarnizione. Riavvita le varie viti. Rimonta la maniglia e il portaoggetti. Rimonta la copertura del retrovisore. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.